Un saluto ai nostri ascoltatori di Esper Radio. Sono Laura Brazzabeni dello staff di Esper Radio e oggi sono qua con Alessandra Madella. Alessandra Madella è una collaboratrice del nostro progetto delle 30 ore d'oro, di cui Esper Radio ha parlato già in abbondanza e nelle trasmissioni precedenti. E oggi abbiamo qui Alessandra Madella. Perché? Perché abbiamo Alessandra Madella? Perché è appena uscito un suo libro collegato proprio alle 30 ore d'oro, un libro che oggi ci presenta, un libro che è uscito sia in italiano che in esperanto. Innanzitutto, Alessandra, vuoi un attimo presentarti? E i nostri ascoltatori già hanno avuto occasione di sentirti, però due parole su di te. Grazie Laura, allora, io sono Alessandra Madella e ho imparato l'esperanto quando ero al ginnasio in un castello francese, un castello nella Valle della Loira, c'è questo bel castello che si chiama Grésillon e appartiene alla Federazione Esperantista Francese e lì tutti parlano in esperanto. E in 2 settimane io che non sapevo assolutamente niente l'ho imparato. E si impara, in 2 settimane si impara. Quindi ho scritto questo libro anche per questa esperienza, che l'esperanto è facile da imparare. Adesso insegno in Cina esperanto e comunicazione interculturale in un'università cinese che si chiama Zhaozhuang ed è nello Shandong. E sono vicepresidente della Lega Internazionale degli Insegnanti Esperantisti, dove c'è anche Laura, un ruolo importante. Ecco, quindi siamo qua proprio perché sempre collaboriamo, lavoriamo come Istituto Italiano di Esperanto, come ILEI, come Lega Internazionale degli Insegnanti Esperantisti. E tu quindi hai scritto questo libro. Vuoi un po' raccontarci la genesi di questo libro, dirci il titolo e un po' i contenuti in sintesi? Sì, questo libro in realtà non esisterebbe se non ci fossero le 30 ore d'oro. Se non ci fossero state le 30 ore d'oro, questo libro non esisterebbe perché la sua genesi è proprio legata a loro. Nel senso che nel momento in cui si voleva lanciare questo progetto, in cui tu, Laura e Brunetto volevate contattare le autorità della Toscana per lanciare questo progetto, serviva una specie di documento scientifico per far vedere che effettivamente si trattava di un tema molto studiato. Cioè il titolo del documento, che poi è diventato anche il titolo del libro, era l'esperanto, facilità di apprendimento e aiuto nello studio di altre lingue. Perché le 30 ore d'oro funzionano proprio così, cioè nel senso che un insegnante, anche se non sa la lingua, la può imparare molto facilmente con queste 30 ore, e poi la può insegnare direttamente ai propri studenti. Quando mi sono messa a ricercare per questo documento scientifico, ho trovato una bibliografia che definire estremamente ampia e dire poco perché è veramente sconfinata quasi, perché è un tema studiatissimo in cui ci sono stati per diversi decenni molti, 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 molti articoli, molti studi, molti esperimenti, appunto. E c'è stato anche un interesse anche politico in Italia, quindi una bibliografia sconfinata, curata dai radicali, in realtà aveva anche un senso politico per le istituzioni italiane. E quindi usando questo materiale si è visto che c'era abbastanza per poter convincere effettivamente le autorità della Toscana e non solo loro, anche dopo le autorità del Friuli Venezia Giulia, a dare appunto questo supporto, nel caso del Friuli addirittura il patrocinio per questa iniziativa delle 30 ore d'oro. E quindi si è pensato che sarebbe stato bello fare un libro, sia in italiano che in spagnolo. Anche perché un libro si può comunque tradurre e pubblicare in altre lingue, e questa è una delle cose che l'esperanto permette, dall'esperanto si può poi tradurre
tante lingue del mondo perché dappertutto ci sono esperantisti, quindi dappertutto c'è gente che può tradurre e che vuole farlo. Quindi sono già arrivate anche delle richieste per poterlo fare in lingue diverse. Quindi questo libro è un po' la base di molti insegnanti o per coloro che si occupano di Esperanto. Ecco, perché consiglieresti questo libro a tutti coloro che si occupano di Esperanto, di divulgazione dell'Esperanto e di insegnamento anche dell'Esperanto? Sì, allora, prima di tutto è una storia di esperimenti fatti per mostrare che l'esperanto è facile da imparare, aiuta a imparare altre lingue e a comprendere meglio la propria, perché funziona come una specie di mappa semplice per imparare bene le cose, e anche può aiutare in casi tipo dislessia. Però non è solo questo. Per chi si occupa veramente di Esperanto, a parte essere una storia dell'insegnamento di Esperanto e di questi esperimenti, è anche una storia degli insegnanti, perché soprattutto alla fine del libro ci sono molte interviste a persone che veramente hanno fatto la storia dell'insegnamento dell'Esperanto. Quindi ci sono non solo la parte documentale accurata, ma anche la parte, diciamo, dell'esperienza di questi insegnanti, di quello che po hanno portato nel loro insegnamento della lingua, i loro consigli, le loro relazioni. E quindi penso che per chi si interessa veramente di Esperanto, questa è una parte che forse se non ci fosse questo libro sarebbe messa da parte, se non se ne parlerebbe così tanto. Invece è molto importante fare vedere che c'è, che esiste, che c'è già stata, che ci sono stati già molti casi anche in Italia in cui l'esperanto è stato insegnato e con successo. E quindi questa è una parte molto, molto importante della storia, direi soprattutto italiana, perché questo comunque è un libro scritto in Italia, anche se parla di tutto il mondo e di esperimenti nel mondo, ma il centro è chiaramente italiano. Quindi si è nato proprio qua in Italia, poi l'idea di tradurlo in Esperanto, naturalmente per aprirlo, aprirci un po' a tutto il mondo in modo che anche persone, insegnanti di altre nazioni ne possano usufruire. Però l'importante anche è che probabilmente si riuscirà ad avere la traduzione anche in altre lingue nazionali e anche questo è importante. E in questo modo possiamo anche diffondere la nostra italianità nel mondo anche con questo modo. Quindi noi consigliamo l'acquisto di questo libro naturalmente. Ecco, dove lo possiamo trovare? Ci ricordi anche il titolo? Sì, l'Esperanto, facilità di apprendimento e aiuto nello studio di altre lingue, questo è il titolo, e si può comprare nel sito di studio della casa editrice pisana di Brunetto Casini, che pubblica tanti testi in Esperanto. Si potrà anche trovare nelle due versioni, italiana e Esperanto, perché già sono state pubblicate, si potrà trovare anche durante i congressi che saranno in Italia quest'anno, ma sono congressi internazionali, quindi il Congresso Universale di Esperanto, il congresso più grande di Esperanto, che ogni anno è in un posto diverso del mondo, quest'anno sarà a Torino, e il congresso della Lega Internazionale degli Insegnanti Esperantisti sarà a Lignano Sabbiadoro. In entrambi questi congressi si potranno comprare due libri nelle due lingue. E quindi spero che la gente almeno li sfogli e veda di cosa si tratta. Certo, anche perché durante i congressi c'è questo servizio che si chiama Libro Servo, cioè servizio librario, dove è possibile acquistare un po' tutto quello che esiste sull'esperanto. E quest'anno, in questi due Libro Servo, ci sarà la possibilità di acquistare anche questo libro. Della nostra Alessandra, è molto importante per noi delle 30 ore d'oro e anche molto importante per noi di Esper Radio che sempre sosteniamo l'esperanto, la sua diffusione e tutto ciò che è legato a questa lingua. Quindi Alessandra, io ti ringrazio, grazie per averci presentato questo libro e questa occasione. E invitiamo tutti gli ascoltatori anche a seguirci di nuovo nelle prossime trasmissioni.
e anche di venire a curiosare durante i congressi. Quindi grazie Grazie. Alessandra e un saluto a Grazie tutti. Gis. a te. Gis.